La famiglia di Elisa Campeol si è chiusa nel silenzio e nel dolore. Troppo difficile pensare a quello che è accaduto, ad una tragedia immensa, senza un perché. Una famiglia provata, la sorella, il padre, la madre, sinceramente affranti, e inconsapevoli ancora, cioè non avevano ancora realizzato ieri la perdita della figlia. Elisa andava spesso a prendere il sole in quella zona, giornate di relax e tranquillità fino a ieri. Un aneddoto che mi ha detto la madre: proprio quel giorno non era con lei il cane di fiducia, perché si era ferito una zampa, quindi aveva preferito lasciarlo a casa. Forse se c'era insieme a lei questo cagnolino, magari poteva esserci un epilogo diverso. La 35enne gestiva da sempre un bar storico. Siamo nella frazione del Patean e questo piccolo baretto era un punto di riferimento, insomma, per un caffè, un prosecco o quant'altro per la gente del luogo. Conosco bene i genitori, meno Elisa, che era comunque la titolare del bar. La comunità sotto shock si è stretta attorno alla famiglia di Elisa. La titolare dell'edicola vedeva sempre il papà. Mi sono reso conto che era lui per il giornale, che c'è la foto di lui. Sì, mi dispiace tantissimo. Una cosa tremenda. Stiamo vivendo in un mondo che veramente bisogna aver paura di tutto, non solo della pandemia. È una roba veramente straziante, soprattutto io penso ai suoi genitori, che l'hanno vista partire, non l'ha più vista tornare. E perdere un figlio in quel sistema lì è una cosa devastante. Una vicenda che lascia senza parole, davvero. Tra i cittadini ora c'è paura. Avere paura se lo aveva anche prima, però adesso con quello che è successo, soprattutto perché si è sentito che era una persona che non conosceva neanche, una persona che ha avuto magari un raptus così, fa anche un po' pensare. Lei andrebbe a prendere il sole adesso o ha paura? Ho paura, non andrei proprio.